come può fare l'essere umano a poter distruggere sto frutto che poi è il segno della pace, è il segno della vita? Casa Ranguni ci cavolo di distruggere, ma non penso che sarà felice su la Ranguni. Vedi, specchio mio, che bello cane, come si respira e come ci sono tutte queste olive che sono così belle. Qua era tutto cino di queste valate, che ne avevo, ce ne aspettavo un cane. E invece, vedi che fece San Ranguni, i pigliavo e abbiamo qua per distruggere la casa. Pigliavo il serbatoio dell'acqua, vedi? Io abbiamo qua sopra, erano su qua, io abbiamo qua per distruggere i tetti. E da, hanno distrutto tutti i tetti. Esiste San Ranguni che fa tutti questi danni. Io ti auguro non lo incontrare, non lo vedere, non capitarlo, ma cerca però eventualmente di sapere che c'è e che ti puoi difendere. Chi sapeva che c'era la stanza dei piccolini? Quando erano lì che si buccavano qua, che c'avevano i letti, che c'avevano l'armadio, e vari a scrivania, e poi vari giochi, e giocavano qua. E per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita. Quando c'era la raccolta delle olive, e allora la sera i femmini si lavavano in robe cane, e qua c'era una pila di pece rannissima, e là qua pigliavano robuzzo. Questa è l'entrata, però non lo riconosco, non c'è neppure la porta. Non solo figli miei si buttarono la porta, ma si buttarono magari tutto con nessuno. Maledizione! Allora, bello mio, caccio, ti voglio fare vedere l'ultima cosa, che era un spettacolo sta del razzo. Qua c'erano tutti i rastri scolpiti in pietra. Qua c'erano tutti i sedili e i vari tavolini. E qua era tutto un giardino. Però San Ranguni, che poi in effetti Torico, sono i mafiosi. Chi dei capelli hanno i soldi, hanno distrutto tutto così. E ora sogno stanca davvero. Non ha più che dicerti. C'era Gambino che voleva tutte le proprietà,
Ed è venuto un impiegato di banca, mi ha detto: signora, o ce la vende o gliela facciamo vendere. E quindi me ne hanno fatte tutti i colori. Sola. E qui sono cresciuti i miei figli. Le banche ci avevano messo in ginocchio. Ma in ginocchio non perché non sapevamo coltivare, ma perché volevano rubare, insomma. Perché allora c'era la base missilistica.